Ciao e benvenuto in questo nuovo video molto speciale. Infatti, come ti avevo accennato in una live nei giorni scorsi, da oggi parte una nuova rubrica, cioè i miei follower decidono cosa cucino. Di conseguenza, in base ai sondaggi che ho indetto sulle mie Instagram story, vedrai quello che ne è uscito fuori. Come già hai visto dal titolo, oggi ti mostrerò come preparare i ravioli ripieni di pistacchi e zucchine. I pistacchi serviranno come guarnizione e invece le zucchine faranno da ripieno. È una farcia molto delicata come gusto, quindi il mio suggerimento è quello di aggiungere, se ti va, dei salumi tipo prosciutto cotto oppure salmone o tonno. Io non l'ho fatto perché, da come vedrai nei sondaggi, tra verdure e carne hanno vinto nettamente le verdure. E per questo motivo ho deciso di concentrarmi solamente su questo alimento. Bene, non mi resta comunque che dire. Sigla! Ravioli con pistacchi e zucchine, ma vediamo come sono giunta a questa decisione. La prima domanda verteva sullo scegliere tra salato e dolce ed ha vinto decisamente la prima opzione. Poi vi ho chiesto di decidere tra primo e rustico ed anche in questo caso c'è stata, come vedi, una vittoria schiacciante. Questo sondaggio mi avete stupito, pensavo vincesse la carne ed invece le verdure hanno avuto la meglio, con il 57%. E dinanzi alla scelta della pasta fatta in casa con uova e senza uova, non avete avuto dubbi, ha vinto la pasta con le uova. Ok, allora rompo le uova all'interno di un piatto. Unisco un pizzico di sale che io ho dimenticato e le sbatto leggermente con una forchetta. Questo passaggio aiuterà quest'ultime ad amalgamarsi meglio alla farina. In una ciotola invece verso la farina, pratico un foro al centro, aggiungo le uova, incorporo la farina poco a poco, prima con un cucchiaio. E poi lavoro l'impasto con le mani. Se noti come nel mio caso che ti viene difficile lavorare il panetto, inserisci un goccio d'acqua a temperatura ambiente. Questo renderà l'impasto più elastico. Quando avrai ottenuto un panetto liscio ed omogeneo, avvolgilo nella pellicola trasparente o nella carta forno. Copri con un asciugamano, riponi in un luogo privo di aria e luce e lascialo riposare a temperatura ambiente per mezz'ora. Intanto vediamo con cosa farciremo i nostri ravioli. In questo caso avete scelto le zucchine. In una padella verso un filo d'olio. Aggiungo la cipolla tritata finemente, i filetti d'acciughe e le spezie e lascio imbiondire. Ora è il momento di aggiungere le zucchine, lavate e tagliate a cubetti. Mescolo. Copro con il coperchio e lascio cuocere fino a che non saranno diventate morbide. Le trasferisco all'interno del frullatore e le riduco in purea. Se dovesse risultare troppo liquida, hai due opzioni. La prima è quella di fare come me ed aggiungere del pangrattato, che assorbirà l'acqua in eccesso. La seconda, invece, è quella di filtrarla con un colino. La pasta ha riposato ed è quindi giunto il momento di stenderla o con il mattarello, come farò io, o semplicemente con la nonna papera. Farino la base e la superficie della carta forno per evitare che l'impasto si attacchi. Lo divido in due parti. Prendo entrambe in modo molto sottile. Devono venire due rettangoli molto lunghi e sottili, come questo. In queste riprese stai vedendo che sto mettendo un po' di ripieno al centro, distanziandoli di un paio di centimetri, ma ho notato che la tecnica migliore è quella prima di dare la forma con il coppapasta o tazzina. Inumidire i bordi con dell'acqua per far sì che combaci alla perfezione con l'altra pasta, farcire, richiudere con l'altra pasta e poi decorare con i rembi di una forchetta. Questo farà sì che il ripieno non esca durante la cottura della pasta.
spero di essermi spiegata bene e che tu abbia capito quello che voglio dire, ma se hai dei dubbi non esitare a scrivermi nei commenti e cercherò di chiarirti le idee. E finalmente procedo con la cottura della pasta. Come vedi ho portato a bollore l'acqua e ci verso un filo d'olio. Questo eviterà che i ravioli si attacchino tra di loro. La pasta è cotta, quando viene a galla ci vorranno circa 5-6 minuti. Nel frattempo tosto i pinoli versando un filo d'olio nella padella. Scolo i ravioli ed è il momento di condirli. Cosa avrete scelto? Questa volta mi dispiace non potervi accontentare, ma mi era avanzato tanto il ripieno di zucchine e siccome in cucina non si spreca nulla, ho deciso di utilizzarlo come sugo, senza però rinunciare ai pistacchi che mi sono serviti come decorazione del piatto. Ma non ti preoccupare, vedrai presto il pesto di pistacchi. Per rendere cremosa la pasta, non dimenticarti di aggiungere l'acqua di cottura. Ed ecco i ravioli pronti, ho pensato dopo averli finiti che potevo fare la prova assaggio e vabbè, sarà per la prossima volta. Intanto ti posso suggerire di seguire alla lettera i miei consigli per ottenere una pasta fatta in casa anche più buona della mia.